questa sera tutti i consiglieri di minoranza del Consiglio Comunale, per cui i vari gruppi politici, civici, hanno organizzato questo incontro sul tema dell'incaro dell'acqua, sapendo che è la prima riunione pubblica che si fa su questo. Sono passate oramai settimane da quando sono arrivate le prime bollette e non c'è stato un momento di confronto, di chiarimento, di approfondimento su quello che è successo. Noi abbiamo un po' rifatto la storia per capire, perché non è semplice capire quello che è successo. E poi stasera vorremmo dare delle indicazioni su quello che bisogna fare. Partiamo dal primo aspetto, la tariffa unitaria. La tariffa unitaria non è obbligatoria, né per legge né per nessun'altra norma. Tanto è vero che è facoltativa, cioè facoltà di volerla inserire, che nel programma che viene illustrato ad aprile, al punto primo della slide, che l'ATO fa per le aziende e gli amministratori e i sindaci, dice appunto, chiarisce che la tariffa unitaria non è obbligatoria, è una facoltà, ergo è una scelta politico-amministrativa che i sindaci in una riunione di aprile nel comitato di coordinamento che è costituito da 15 sindaci su 46 che sono i comuni del lato numero 3, alla presenza della metà dei sindaci, decidono di applicare la tariffa unica per questo, per tutte le aziende, sono 6, che gestiscono il ciclo idrico nei vari comuni. Noi l'ADA che è solo Civitanova, poi c'è la Stea che ha molti comuni, molte più utenze, Macerata, San Severino, Tolentino, Cingoli, insomma sono 6 aziende che sono autonome. L'ADO stabilisce le tariffe, ma poi è l'azienda che emette le bollette e incassa e poi spende quei soldi che ha incassato. Vedremo stasera o ci torneremo, questo è un primo incontro che facciamo, poi diciamo subito che andremo nei quartieri a spiegare bene tutta la situazione. Ora, nel 2015 si inizia a parlare del gestore unico, perché lì c'è un indirizzo dell'autorità nazionale di unificare le gestioni, perché se tu hai un ambito territoriale c'hai 6 gestori che gestiscono in maniera diversa, con storie diverse, con tariffe diverse, con investimenti diversi, con la qualità dell'acqua che è diversa. Noi beviamo l'acqua miscelata tra quella del Tennacola, che in parte minima è quella della montagna, ma dall'altra parte dei pozzi della Pagnano, e l'acqua nostra delle Piane Chieti, dei pozzi, miscelata e depurata e poi messa nella rete. C'è invece comuni che hanno un'acqua di qualità migliore perché attingono magari direttamente dall'acqua di montagna, del Nera e quant'altro. Per cui una situazione molto diversificata. Il gestore unico significa che si sciolgono le gestioni, l'autonomia di tutte le aziende per arrivare ad un unico gestore. Questo non si realizza in questi anni. Perché? Perché significa per ogni azienda perdere potere. Questa è la cosa che faccio io. Il potere di nominare il presidente, il vicepresidente, di gestire 7 milioni, di utilizzare queste risorse in tante maniere, poi vedremo che non solo per l'acqua,
per cui ognuno si tiene il suo potere. E questo processo, che doveva concludersi a dicembre del 2018, non si è concluso, tanto che Fiordoni, sindaco di Recanati, presidente del Lado, eletto dai sindaci del Lado a maggioranza, scrive una lettera ai sindaci 3 settimane fa manifestando il suo malumore perché non si è arrivati al gestore unico, cosa che i sindaci si erano impegnati a portare avanti e a concludere entro dicembre del 2018. L'altra sera il sindaco in aula, su un'interrogazione urgente che abbiamo presentato, ci ha dovuto rispondere perché c'è una norma del regolamento che è caduto qualcosa di nuovo rispetto alla convocazione, per cui tu fai un'interrogazione e poi ti risponde o non ti risponde, la risposta è detto: ma il gestore unico si farà nel 2025 quando scadono le concessioni, per le concessioni che hanno le aziende, per cui dice lì per forza di cose 2025. In questa situazione dove tu non c'hai un gestore unico, non c'è obbligo. Dopo il gestore unico è chiaro che c'è un percorso che deve arrivare a una tariffa unica, perché se c'è un gestore unico non è uniforme un po' tutta la situazione, sia per gli investimenti, per la qualità dell'acqua e quant'altro. Ma se non c'è un gestore unico, non c'è obbligo di stabilire una tariffa unica. Questo è il punto, come dire, che va chiarito. Va chiarito ed è chiaro, perché, ripeto, tutto quello che dico è documentabile. Ed è il Lado stesso che dice come premessa che la tariffa unica è facoltativa. I sindaci decidono la tariffa unica, parte un meccanismo che coinvolge le 6 aziende e gli amministratori per la definizione della tariffa unica, che viene presentata prima dell'assemblea che l'approva, a ottobre, dove si sapeva al centesimo quello che sarebbe avvenuto. Ad esempio, sempre in queste slide che sono state, che Lado, devo dire, con l'accesso agli atti, al Comune di Civitanova non capita raramente, ma Lado questa volta ci ha consegnato i documenti che hanno utilizzato, e lì abbiamo visto che ad esempio la previsione tra la vecchia tariffa e la nuova tariffa per Civitanova, per esempio, era più del 9%. La media. Per cui viene portata a conoscenza di tutti, perché sono le aziende che lavorano insieme al Lado. Al Lado poi c'è un direttore, quello che entra nel merito di calcoli, coefficienti e quant'altro per definire questa tariffa media, che poi gli scaglioni e le modalità applicative sono diversificate, ma la tariffa è una media matematica. Si sommano tutte le tariffe di tutte e 6 le aziende, si fa la media, chi sta alto per cui va basso, chi sta basso come Civitanova va sulla media, ma quello che manca in termini economici per chi va, per chi gli si ribassa la tariffa, chi ce lo mette? Chi stava basso. Per cui esce fuori un meccanismo tale che dovrebbero pagare solo Tolentino e Civitanova, ma i quantitativi economici sono molto diversificati. Poi Tolentino, che protesterà e farà rinviare l'assemblea a luglio perché doveva aumentare le tariffe con la motivazione del terremoto, della montagna, via discutendo, ottiene il rinvio perché Pezzanesi fa una battaglia in assemblea. In quell'assemblea di tutti i comuni del Lado, Civitanova era assente. Era la notte dei desideri, dove si facevano volare le lanterne, negli chalet c'erano le cenere, lo stare insieme in una bella notte. Civitanova è stato sul lungomare, era stato assente. Pezzanesi ha fatto la battaglia, tanto è vero che gli riducono un 10% di quello
10% dell'aumento del 25%. Vabbè, è un 10%, l'aumento del 25% che fa un 10%, gli aumenta solo il 2%, per cui che sconto c'è? No, se doveva pagare il 25%, paga il 2,5%, comunque queste sono tutte percentuali, come dire, diciamo, prendiamole all'incirca, perché non è che ci sta documenti precisi. Civitanova rimane come era all'inizio, cioè la media fa sì che noi dobbiamo tirar fuori 1.430.000 euro, 440, cioè 630.000 euro circa nel 2018, in più per effetto di questa tariffa unica, cioè siamo noi che dobbiamo pagare, compensare gli altri comuni che applicheranno tariffe inferiori per arrivare tutti alla media. Chi li compensa? In larga parte Civitanova con 1.500.000, 630.000 euro nel 2018, 800 e passa 1.000 euro in più nel 2019. Per cui è l'ATAC che staccherà un assegno, diciamo così, alle altre aziende, perché a ottobre si approva la tariffa, ma l'esecutività della tariffa verrà rinviata ad un'ulteriore assemblea a novembre, perché le altre aziende vogliono che ci sia un contratto firmato perequativo, che quello che è stato detto ad ottobre venga sottoscritto, approvato, sottoscritto dalle varie aziende. Ergo, se Civitanova non ci paga, qual è lo strumento che noi abbiamo per garantirci? E allora hanno rifatto un'assemblea a novembre con un contratto che obbliga Civitanova, l'ADAC, a versare questo 1.440.000 euro. Noi qui sappiamo di tutto questo, tutti, perché l'ADO è costituito dai sindaci, e i sindaci, almeno questo di Civitanova, ma gli altri, non è che, se penso alla vicenda dell'ospedale unico, non è che fanno una grande partecipazione, cioè la giocano lì, ci sta i sindaci, non è che c'è una minoranza, una maggioranza, ci sono portatori, non c'è neanche i partiti, perché ognuno è portatore del suo interesse, che è l'interesse della sua città. Per cui non c'è, dice, forse, i sindaci di Forza Italia, i sindaci del PD, i sindaci dei civici e via discutendo. Per cui il sindaco e il presidente dell'ADAC, che partecipa a tutto questo percorso e che sapeva al centesimo quello che avrebbe fatto, che sarebbe successo anzi, non fanno nulla. Cioè non è che fanno una riunione, un spot, un informativo, un'assemblea, un filmatino lì avanti tutta Civitanova e ci spiegava il perché di questo. Sono arrivate le bollette, tanto che io della cosa l'ho appresa su un post di Giusva, che dice che arrivate le bollette, c'è un aumento, e da lì uno ha cercato di capire quello che era avvenuto. Perché non c'è stata un'informativa. Ho scoperto che dopo l'assemblea di ottobre l'ADO organizza nella giornata della trasparenza un incontro pubblico a Osimo, perché Osimo, come dire, gli è andati a dire con questa nuova tariffa diminuiamo le vostre tariffe. Allora, se tu vai a Osimo, a maggior ragione dovrai venire a dire a quelli che devono che c'hai i soldi, questo è, come dire, è scontato, non c'è stato. Io adesso non voglio accentuare una critica politica stasera, perché ci saranno altre sedi dove si farà, e l'intenzione unitaria di tutti è, ecco, chiarire le dinamiche e poi fare delle proposte che siano praticabili, per cui anche concrete. Arrivano le bollette e non solo c'è un aumento, che badate bene, anche questo,
Io ho letto che molti cercano di dire ma è giusto aumentare perché almeno gli investimenti aumentano la rete idrica, la qualità delle acque. Questi soldi, questo 1.440.000 euro, non è investimenti, sono soldi che tu, che le famiglie di Civitanova danno alle altre aziende, tramite l'ATA, che danno alle altre aziende che abbassano la tariffa. Per cui se io pagavo 8 e Recanati pagava 12, adesso la tariffa è 10, io pago 10, ma quel 2 in più che pago va a compensare gli altri che da 12 passa a 10. Però su 46 comuni non è possibile che 45, 44 diminuisce e Civitanova paga per tutti. Su una cosa che non è obbligatoria, questo è il punto. Poi il gestore unico, la tariffa unica, c'è un processo, un percorso, gli anni, ma non è che tu d'emblée decidi una cosa di questo genere. Cioè, è francamente incomprensibile, senza far sapere niente a nessuno. Arrivano le bollette e scopriamo che sono retroattive. L'autorità che governa in questo settore dà la possibilità di applicare la tariffa dal 1 gennaio del 2018 se si approva entro il 30 giugno la modifica tariffaria, la nuova articolazione. Noi, sempre del 2018, sempre del 2018, entro il 30 giugno l'autorità dice se tu rifai una nuova tariffa si applica dal primo. È un po' come il consiglio comunale, c'è la Tari, se tu in consiglio, adesso noi andiamo a fine marzo, se decidi una tariffa puoi partire, cioè devi partire dal primo gennaio. Qui si approva a ottobre-novembre e le bollette arrivano nel 2019, adesso, a marzo. Qual è la novità che per me è, dal punto di vista del diritto, adesso uno c'è un po' di pratica amministrativa, un po' tanta, quello che volete, ma posso capire l'aumento che tu dici è retroattivo e lì c'è un contenzioso, un giudice decide. Ma se tu cambi gli scaglioni, cioè se io la tariffa minima è 80 metri cubi, la mia, tu decidi e mi comunichi ad anno già trascorso che il minimo non è più 80 ma è 60, tu modifichi un contratto in essere. E dove cavolo sta lo stato di diritto? Cioè modifichi una condizione, per cui io penso che su questo non c'è giudice che tenga, che condanni l'ato. Ma a naso lo dico, adesso c'è sta io, altri avvocati, cioè l'associazione dei consumatori, ma se non è così uno non c'ha più certezza di niente, perché per la Tari, cioè sarebbe la negazione di uno stato di diritto. Cioè io so che il minimo mio è 80, mi regolo per consumare fino a 80, non che tu mi dici no, è 60, da 60 a 80 dopo paghi una maggiorazione, oltre la maggiorazione della tariffa che ho deciso. Non può funzionare così. Per cui io, le associazioni dei consumatori si stanno attivando nella loro autonomia, nel loro rapporto con i cittadini, faranno quel che ritengono più giusto fare. Ma c'è questo bonus che è enorme dal mio punto di vista. Ora, che fare per non farla lunga? Noi abbiamo fatto questa interrogazione e in consiglio abbiamo sentito il sindaco che ha dato alcune risposte. Io l'ho fatto risentire stasera nella diretta che faccio su Facebook, dove lui dice la tariffa è un fatto di equità e poi razionalizza gli investimenti. Sono due cose che, cioè l'equità non c'è niente e gli investimenti con la tariffa unica in questa fattispecie non c'è niente. E in più dice, non fa piacere aumentare la tariffa, lo capisco, però un 6.8, dice lui, poi sulle carte vediamo che è 9.8, lo di differenza, abbiamo pensato che ci fosse una sostenibilità sociale, che sia sostenibile dal punto di vista sociale. Io adesso è inutile che faccio
l'ho detto prima, non voglio fare, lui si è presentato dicendo abbassiamo le tasse, in questi tempi dire che è una tariffa che aumenta del 7%, che poi non aumenta del 7%, perché poi c'è tutta la vicenda degli scaglioni. Gli scaglioni modificano la struttura della vecchia tariffa, perché se c'hai 1, 2, 3 persone paghi di più, perché l'aumento che è sempre 630.000 euro, che è facile a farsi, facile, voglio dire, non è che ci vuole un'aquila di matematica. Se io incasso sui 7 milioni e aumento il 9%, 7 per 9 quando fa? È quello l'aumento. Il problema è che l'applicazione è un'applicazione che si scarica di più su quelli che hanno 1, 2, 3 nuclei, 3 persone che costituiscono il nucleo familiare, perché si introduce questa è la normativa, l'agenzia nella ristrutturazione delle tariffe, c'è questa previsione che dà nuclei familiari. Nuclei familiari, prima è arrivato 3 e siamo 4. Ecco, chi ha detto più? Dopo, per chi già 4, 5, 6, bisognava presentare un'autocertificazione entro il 15 di marzo. Ora le bollette sono arrivate pochi giorni prima. Di questa informazione non è stata data notizia, ma forse solo questo, di tutto non è stato dato notizia. In questo caso è stato prorogato di 2 mesi la possibilità di dire io sono il 4, per cui ogni persona in più rispetto al nucleo di 3 c'è una tariffa, un aumento di acqua da consumare ad una tariffa agevolata. Questo comporta però che chi sono 14.000 su 18.000, questi numeri, cioè l'agevolata, se tutti facessero la domanda per 4, 5, 6 persone, 7, sono 4.000, i nuclei di 1, 2, 3 persone sono 14.000, per cui se tu agevoli ed è qua devi caricare più. La serata è interattiva, oppure ascoltare? No, la serata è uno. Scusate, la serata è uno. Bisogna sapere, se non tutti parlano a ruota libera. Io vi dico i fatti in modo che sto posto con la coscienza, che ho detto, siccome ci ho lavorato molto, come è avvenute le cose. Perché se uno non sa, dopo dice le cazzate, o si convince di cose che poi non sono. Diremo lo stesso. No, non è vero, no, voglio dire. Allora, questo è il racconto di quello che è avvenuto. La reazione dell'amministrazione è stata una reazione che non apre un conflitto con l'ADA. So che le associazioni di categoria dei consumatori hanno aperto un tavolo per discutere e per trattare con l'ADA, per capire soprattutto sulla retroattività e vedere quello che possono ottenere. La reazione che c'è stata in consiglio all'interrogazione che abbiamo fatto è di acquiescenza, nel senso di dire l'ADO ci ha detto che è legittima la retroattività, per cui è legittima e bisogna applicare. Qualcosa che non va su qualche bolletta la verificheremo, se è sbagliata la bolletta restituiremo, ma non c'è una volontà di conflitto. Allora la prima nostra proposta è che l'amministrazione comunale apra un'avvertenza con l'ADO dicendo: signori, noi abbiamo dato l'avallo, abbiamo detto di sì, ci siamo stati, non avevamo capito, di fronte a 1,5 milioni e al fatto che i cittadini devono pagare queste tariffe e pagano solo i civitanovesi, chiediamo che si riapra un confronto, che si rivela la tariffa, perché quello che è arrivato nel 2018, il 2019 aumenta ancora di più la tariffa, non c'è il recupero, per cui se pagherà di meno rispetto a quello che uno ha pagato tutta una botta nel 2018, la prima rata, ma quando arriverà il 31 dicembre che paghi tutte le rate, paghi di più del 2018. Allora, se è questo, io riaprirei, noi dobbiamo chiedere che si riapra un confronto con gli altri sindaci, perché è talmente ingiusta questa cosa. Che non era obbligatoria, che bisogna che ci diano una mano, la prima aspetto.
Il secondo aspetto è la proposta che facciamo, sulla quale poi chiederemo anche una firma, una condivisione, sul fatto che i 630.000 euro, cioè gli arretrati che dobbiamo pagare per il 2018, siccome abbiamo appurato in questi giorni, in queste ore, che nel bilancio del 2018 del Comune l'ADAC ha versato come dividendi più di 500.000, 505.000 euro, che poi il Comune si era spesi come ha voluto, per esempio in un assestamento di 200.000 euro la maggior parte la dati alla Capellieri per i giochi così, ma questo è avvenuto. Allora, se l'ADAC ci ha avuto un utile di 505.000 euro scorporato dai soldi che c'ha della Gasmarca, perché l'ADAC si è trovata 6.200.000 euro in cassa, noi siamo stati cornuti e bastonati, nel senso che abbiamo venduto Gasmarca e ci ha ammazzato tutti quanti. Loro si è trovati 6 milioni e sciavano, ma questo c'è sta nella politica, nelle contingenze astrali dell'amministrare, c'è sta. Allora, però non è merito tuo. Se c'hai un utile di 500, piglierai 130.000 euro di 6.200.000 euro e paghi tu l'aumento. Ma i cittadini già l'ha pagato, io c'ho il VID, mi è arrivata la bolletta e la banca già mi ha pagato. Allora che si fa? Si fa che la maggiorazione retroattiva che è stata pagata, l'importo viene scorporato in diminuzione sulla bolletta 2019. E l'ADAC che paga all'azienda. Basta un voto, che alzano la mano, questo è, come dire, una soluzione amministrativa immediata che risolve una parte di problema. E comunque 630.000 euro. Per cui i soldi ci sono, l'ADAC che ha la responsabilità di avere, insieme al Comune, di avere regalato, tra virgolette, rapinato, perché non c'è un beneficio, 1.500.000, hanno i soldi, fanno questa scelta. Poi i ricorsi, i contro ricorsi, il giudice di pace, adesso c'è sta May che è approfondito le... come te muovi, qui ci sono dei costi, non è che non ci sono costi, per cui tutta la strada del ricorso è praticabile. Ma questa che noi diciamo è una attività risolvibile. Dice, ma il Comune lo farà, non lo farà? Io penso che se raccogliamo migliaia di firme, è difficile dire di no. Difficile. E certo, se non si raccoglie centinaia di firme, non frega niente nessuno e se ne va. Per cui questa è la situazione. Adesso, se volete integrare, se volete fare domande, sì, ma andiamo nei quartieri, certo. Posso fare una domanda? Prego. Allora, cioè rinunciare alla propria indipendenza e entrare in un consorzio, cioè non è una operazione di ordinaria amministrazione, mi rivolgo a Ghio, corretto? Allora, a questo punto la popolazione può essere chiamata a un referendum per aderire o meno a spogliarsi di un proprio patrimonio? Forse no. Non ci sono i margini. No, perché c'è una legge che io... Però a prescindere dalla volontà popolare? C'è la legge, Sì, però non è stato fatto niente di quello che... Finisco la cosa. Un'altra cosa, prima di partecipare a un consorzio, rinunciando a un patrimonio, che garanzie si ha dal consorzio degli investimenti del singolo paese, dal singolo comune che partecipa? Cioè chi ci copre gli investimenti necessari per migliorare il mantenimento e tutto quanto? No, qual è il vantaggio di partecipare al consorzio se non è garantito l'investimento al momento in cui si perde autonomia?
i paesi che servivano 1,5 milioni e passa le soldi, i soldi per fare gli investimenti ce l'hanno. Cioè, qual è il piano industriale di questo consorzio? C'è un piano industriale del consorzio? Dopo ci sarà, adesso come dopo ci sarà? È uno tra il consorzio pure. Quando il gestore è unico, tu c'hai un piano industriale unico. Ma prima che entro, lo devi fare prima che entro, altrimenti io che vantaggio ho? La legge mi obbliga a entrare in questo consorzio? Tu fai parte del consorzio. No, come faccio parte? Parte, i comuni devono far parte. Devono, quindi non fanno parte oggi. Cioè, quello che dico io, prima di entrare in un consorzio, mi devo dare garanzie di investimenti e del mantenimento. Punto, finito. Altrimenti non si entra. Tutto il resto è uno. Allora, dunque, io volevo ci solo dire alcune cose. Silenzio, ci è andato giù leggero. Allora, qui c'è una decisa colpa politica e amministrativa. Cioè non è che possiamo girarci intorno. Chi amministra Città Marche sono due anni pessimo e tutto l'iter che c'è stato in seno di Ato è stato seguito da questa amministrazione. Ok? Bene. E si è arrivati poi il consorzio, quello che diceva lei, le Ato sono gli ambiti territoriali e sono obbligatori, cioè non è che noi possiamo entrare, è un po' come l'ATA della cosa. A questo punto chiediamo obbligatoriamente il piano industriale prima di entrare, altrimenti stiamo sempre contro la legge. Sì, però l'ATO non c'è un piano industriale, l'ATO fa le tariffe, noi il piano industriale eventualmente lo chiediamo ad ATAC, perché noi qui bisogna essere un pochino precisi. Il gestore unico, che cosa vuol dire? Perché si va a gestore unico? Per un semplice motivo. Quelle sei società che voi vedete, lì, cominciando l'ATAC, la STEA, la PM, la SSM, la Patenti e Assi San Severino, quelle hanno tutte i CDA, dei presidenti, vicepresidenti, hanno un costo. Tu, in pratica, col gestore unico, vuol dire che tutte quelle aziende confluiscono in un'azienda, cioè un presidente, un vicepresidente e un CDA, quindi tu risparmi un attimo dai 100 ai 300. Il progetto sociale qual è? Il progetto sociale è quello di migliorare il servizio. Quindi? Chiaro. E quindi in quell'ottica solo facendo questo. I soldi ci vogliono per il servizio. Sì, ma qual è il piano sociale? Sì, qual è la ripartizione? Qual è l'apporto? No, però aspetta, o mi fai finire perché altrimenti stiamo parlando di due cose completamente differenti. Allora, il discorso è che da un punto di vista politico questa amministrazione comunque va qualche volta, non sempre, alle assemblee ATO e secondo noi non capisce in che strada si sta mettendo, cioè non lo capisce proprio. L'ultima poi è clamorosa perché in ultimo vengono fatte le tariffe, che non è una tariffa unica, è una tariffa media unica provinciale, che non si può fare per tutta una serie di motivi. Vi spiego. Se ci ritrovava Marche ha una perdita nelle cose del 40%, perché voi sapete che in Italia il 40% delle acque va a farsi benedire perché ci abbiamo delle. Però se ci ritrovava Marche perde il 40% e Macerata perde il 60% o il 50%, noi per il nostro progetto sociale, ma io sto facendo una più, mi fai finire, dopo mi rifare la domanda. Che succede? Succede che è chiaro che Macerata deve alzare le tariffe per coprire l'acqua che perde, ma c'è una macchina invece che magari più virtuosa può tenerle più basse. In questa maniera che è successo invece? Che l'Adotele ha deciso, sapete che facciamo? Facciamo una tariffa unica media per tutta la provincia, così come diceva, come ha detto il sindaco, no? È anche un'ingiustizia sociale. Ma giustizia sociale di cosa? Se io sono più virtuoso posso tenere le tariffe più basse. Ed ecco quello che succede, lì è scritto benissimo, lì ci sono le cifre, perché quello che succede nel 2000, che è successo nel 2018 retroattivamente, nel 2019 sarà ancora di più, perché noi da Cinomarche da 621.000 euro che pagheremo in più per il 2018, nel 2019 pagheremo 800.000 euro in più, quindi ci sarà un aumento anche nel 2019. Okay. Sottratti agli investimenti che devo fare qua. Non vengono sottratti, è la tariffa, non c'entra niente con gli investimenti. È consumo questo è consumo, questo è quello che l'ATO ti dà l'acqua, tu la paghi e paghi quello in più. Perfetto. Quando in consiglio comunale
Allora, noi avremmo potuto intraprendere una strada legale che era quella di fare ricorso al TAR contro la delibera dell'ARO. Non possiamo farla perché questa amministrazione, che non sa che cos'è la trasparenza, non dice niente a nessuno, non passa in commissione, non passa in consiglio comunale, e noi dell'opposizione sappiamo degli aumenti quando arrivano le bollette, e il consiglio proprio Svagangeletti mi telefono e dice: stai, qua sta succedendo qualche cosa, ci attiviamo e viene fuori il tutto. Siccome sono passati più di 60 giorni, noi non possiamo neanche fare più ricorso contro quella delibera dell'ARO. 60 giorni, l'ultima è stata fatta a novembre, e quindi è bella che andata. Politicamente quale sarebbe il percorso? Che ci dicono a Marche, quindi chieda una nuova riunione del lato, dove a quella riunione del lato ci dicono a Marche chieda di rivedere le tariffe. Ma secondo voi, dato che siamo solo noi a pagare, gli altri sindaci che cosa ci risponderanno? Avete votato sì e ora l'avete detto. Ecco quindi cos'è. E la cosa più grave, e lo potete verificare andando a vedere lo streaming dell'ultimo consiglio comunale, quando io dico al sindaco: ma come, Tolentino si è incavolata, e non, perché Tolentino aveva un aumento del 25%, quando io gli dico: guarda, il Tolentino si è opposto e l'aumento non l'ha ottenuto, cioè non l'ha avuto, lui dice: ma che cavolo sta dicendo, Tolentino ha preso il 25% ridotto poi al 10%. No, non sapeva neanche del 10. Un attimo. Non sapeva neanche che l'aumento che Tolentino si è beccato era il 10% del 25% l'aumento, quindi alla fine un 2,5%, e infatti eccolo lì, ce l'abbiamo lì, cioè non sapeva neanche questo. Quindi questa amministrazione, no, la situazione in cui ci troviamo adesso, c'ha un colpevole politico, che è questa amministrazione, che oltretutto in barba a tutte le regole basilari del buon governo non condivide niente con nessuno, non fa opera di trasparenza, e noi non sappiamo niente. Calcolate una cosa molto molto strana: Recanati va al voto e si becca 497.000 euro di diminuzione, Osimo va al voto, si becca anche loro una bella diminuzione, gli altri no, cioè quindi oltretutto è stata usata questa qua anche per, parliamoci molto francamente, per fini elettorali. Ora la situazione qual è? È questa. Noi in questi giorni, ad esempio, c'è stata una ragazza che a Piras, che si è attivata e ha fatto una, e ha mandato a chi voleva una lettera, che chi vuole può richiedere sia a me oppure a lei direttamente, in cui ve la faccio vedere un attimo. Non si vede, ragazzi. Questi sono i potenti mezzi che abbiamo. Questo praticamente è un reclamo a fare un ATAC, un reclamo per la fatturazione, e in più c'è anche un altro capitolo, che è quella di come fa la fatturazione l'ATAC, perché l'ATAC fattura non sui consumi, perché non c'è il personale per fare 18.000 controlli, ma bensì va col, praticamente col preventivato, con lo storico, cioè se tu avevi consumato 200 litri di acqua, io nel 2018, io per il 2019, lo stimavo, ti fatturo 200 litri di acqua e dopo a fine anno ci mettiamo l'accordo. Attenzione, voi questo potreste scavalcarlo facendo l'autolettura, cioè voi potete, c'è scritto nel contratto dell'ATAC tutto quanto, c'è un numero verde, voi potete ogni mese andare a vedere il vostro lettore, telefonare all'ATAC, comunicare la lettura, in maniera tale che in questa maniera l'ATAC è costretta a fare la fatturazione con il consumato e non con il... Oltre a questa... Come? Si fa già per il gas, anche per l'acqua, quando non c'è nessuno in casa. Sì, ma scusate, qua dentro chi è che lo fa? Allora, a parte che sbagli nel dire che se paghi le letture ci guadagni. Se paghi le letture le autovetture ci guadagni. Non ho detto che ci guadagni, ho detto che è più giusta, ma paghi di più. Ti spiego. Dal 2007 a oggi
ci sono degli scaglioni, mi permetti un attimo, dal 2007 a oggi ci sono degli scaglioni tariffari annui, che sono fino a 80 metri cubi paghi il prezzo basso. 60 adesso, la prima, un attimo, ti spiego. Fino a 80 metri cubi pagare il prezzo più basso, dagli 80 ai 150 dovevi pagare annui il prezzo intermedio, dai 150 ai 250 un prezzo maggiore oltre i 250, questi sono scaglioni tariffari annui e quindi dovevano essere ogni fine anno fatto il conguaglio dei consumi, cosa che il gestore Atache su Benestare del lato 3 non ha mai applicato, quindi mediamente ogni famiglia dal 2007 al 2018 ha pagato dalle 60 alle 70 euro di più a annue perché non è stato fatto un conguaglio di fine anno. Tutte le letture sono periodiche, si passa, se io in 365 giorni mi spetta 80 metri cubi, su 90 giorni o su 45 giorni mi spetta X. Facendo questo calcolo è successo che mai è stato dato una lettura di fine anno, un conguaglio di fine anno. Pertanto sono state applicate ipotesi 60 metri cubi al prezzo più basso anziché gli 80 e così via discorrendo, portando a ogni famiglia un incaro dal 2007 al 2018 mediamente di 60-70 euro. Poi voglio invece toccare il punto di oggi, che è il punto saliente. Il punto di oggi è dato dall'articolo 4. Dall'articolo 4.41 lettera A, B e C, che non può dare al lato 3 l'effetto retroattivo della regolamentazione, perché l'articolo 4 dice applicazione dei corrispettivi dell'utenza al punto 4.1 a decorre dal 1 gennaio 2018 il gestore fino all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'ente di governo dell'ambito di altro soggetto competente è tenuto a emettere fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria del 2017, quindi fino a quando non l'ha approvata deve applicare la tariffa del 2017 fino a quando non è diventata esecutiva. Questi sono i punti. Invece l'ha portato a applicare con effetto retroattivo una cosa che non poteva. Se io applico una riforma normativa, invece l'Atto 3 ha deliberato dal 1 gennaio 2018. Cosa sbagliatissima, perché al momento che la delibera dell'ARERA è avvenuta il 27 dicembre del 2017, aveva tutto il tempo dell'applicazione dell'Atto 3 di applicarla. Ma guarda quello che ha detto prima. Questo è un dato che si basa sul punto 4, dell'articolo, non ha precisato. Silenzi diceva che in pratica è stata autorizzata dall'ARERA applicata dal 1 gennaio 2018. Tutt'altro. Quindi adesso il discorso è che noi possiamo da un punto di vista politico fare quello che Silenzi ha detto, ovvero sia mettere questa amministrazione con le spalle al muro e dire ferma tutto, c'hai 300.000 euro di utili ATA che devi dare al comune. 500 mila euro, non li prendi 100 e rotti mila euro dal fondo di 6 milioni di euro che ancora sta in coso e ci paghi l'aumento del 2018. Cioè, tappiamo i buchi e nel 2019 ci troviamo con la mazzata di nuovo. Ma allora guarda che forse qua non ci capiamo. Allora, benissimo, ma se questa amministrazione va in ato e vota tutto quello che c'è da votare, adesso noi con chi ce la prendiamo? Noi non possiamo andare in ato. Cioè ci posso andare così, ma l'ATO fa come riferimento a questa amministrazione. Se questa amministrazione che qualcuno avrà votato, no? Io non penso che qua dentro nessuno abbia votato questa amministrazione, perché ho capito, ma se no ci mette in questo modo. Facciamo una cosa ordinata, che se la mettiamo. Facciamo intervenire una alla volta con la possibilità di sintesi Paola, Amedeo e Carlo.
Carla, forse. Paolo. Una domanda velocissima. I soldi dell'ACAT. Di chi? Di chi sono? Cioè, perché se sono soldi pubblici, cazzo, li pago sempre io lo stesso. Allora, i soldi dell'ATA che vengono dalla linea di Gasmacca, qua, Gasmacca apparteneva al 100% ad ATAC, ok? Ora, Gasmacca viene venduta per alle comunque 11-12 milioni. Questi soldi di Gas ATAC, che poi ATAC è del comune al 100%, benissimo. Oh. Quindi sono soldi nostri. Bravo. Sì, però calcolate voi che la prima tranche sparisce. Ma scusate, perché qua parliamo delle strutture pubbliche e tutti i soldi nostri. Capito. I 44 milioni del comune, del bilancio, sono soldi nostri, no. Quelli dell'ATA che è i nostri, quelli della sanità. Che vuol dire questo? Ma che vuol dire? Ma non la paga le famiglie? Che vuol dire? Perché quei soldi possono essere utilizzati per fare la stagione lirica o per fare i giochi quotidiani o può essere utilizzati per non far pagare le famiglie. Che discorso è? No, perché se c'è un problema di, se c'è un problema di come dire, illicità della retroattività. Allora perché io devo dire, vabbè, sta aspetto ho capito, del 2018 non paga l'ATA, che sto aspetto del 2018 va sanato, se non è lecito in un altro modo. Paola, questo l'ho capito, però siccome io sono uno che non può fare i voli pindarici, io ho detto le associazioni se fanno i ricorsi, fa l'azione collettiva, la vertenza collettiva, fa quello che deve fare. Ma stando in Italia sappiamo che questi percorsi si iniziano, non si sanno quando si va a finire e come si va a finire. Per cui intanto i cittadini paga e spetta gli anni. Ora, chi lo può fare, lo fa, è giusto che lo faccia. C'è sta l'associazione delle categorie dei consumatori, ma intanto la soluzione nostra significa che quei soldi che andrebbero spesi per altro, sempre soldi pubblici, tutto è pubblico, perché parliamo di istituzioni, per cui tutto è pubblico. Quei soldi vanno a non far pagare i cittadini l'aumento del 2018. Penso che siano tutti d'accordo su questo. No, perché adesso i soldi buttano sempre, cioè cominciamo apposta. Ti ho risposto Paolo. Non sono d'accordo su questa proposta vostra. Un attimo, però aspetta, c'era una signora. No, dopo capita. Vorrei che questa assemblea fosse affrontata in maniera positiva. So che è difficile perché stiamo parlando di una tariffa, di una, quella che noi abbiamo chiamato da ambientalisti, una stangata, e l'abbiamo chiamata tale appena saputo questa cosa. Però questa vicenda non è una vicenda, un meteorite che cade a Civitanova Marche dalla mattina alla sera. Questa è una vicenda, per chi l'ha seguita, che non è solo fatta di numeri, ma anche fatta di scelte amministrative, che è frutto di una scelta che sta a monte all'elezione del nuovo organismo di amministrazione del Lato. La divisione che c'è stata tra i candidati, che erano casacche politiche, non erano amministratori di Marte, i sindaci hanno casacche politiche, però devono tenere giustamente conto di tutta la collettività, c'era candidati che volevano arrivare subito alla formazione del Lato, così come diceva, e non è stato silenzio giù. C'erano altri amministratori, tra i quali l'attuale sindaco di Recanati e presidente del Lato, che non era d'accordo che il Lato, così con quell'obiettivo unitario, fosse tale. E presidente è diventato, con una formula molto ambigua e trasversale, quell'amministratore che non era d'accordo a fare il Lato così organicamente come abbiamo voluto. Oggi è la giornata dell'acqua, mondiale dell'acqua, quindi parliamo in maniera positiva di queste, diciamo tutte le cose come stanno. C'è qui gente che ha fatto il referendum per l'acqua pubblica, di fatto quest'acqua pubblica ci sta sfuggendo di mano e esattamente ci sta sfuggendo di mano in maniera molto grave. Questa è una cosa gravissima, quello che è successo. Esattamente. Quindi noi stiamo pagando scelte politiche amministrative. Sbagliate. Chi governa al Lato aveva in mente la gestione frazionata del Lato. E se uno va a vedere le delibere e va
a fare un percorso storico delle dichiarazioni sulla stampa, invito chi lo può fare e lo faccia, dal 2015 al 2017, sul resto del terreno, c'è scritto quello che sto dicendo. Vedo silenzio? C'è scritto, no. Non lo sai? No, non è così. Però. Non è così. Il candidato era il sindaco di San Severino del centro-sinistra, e non è stato eletto, mentre la maggioranza per legge Fiordomo è stata un altro tipo di maggioranza. Poi ognuno la va a vedere senza fare prove di proverità, ognuno se la vede, se la vede per conto suo questa cosa. Siamo tutti adulti qui, non siamo nati ieri. Ma quello che è grave, bisogna trasformare in maniera positiva, è dire tutta la verità. Noi a Civitanova Marche paghiamo una bolletta sconosciuta, noi ne paghiamo due di bolletta dell'acqua, due. Dal 1995-97, adesso non ricordo bene l'anno, paghiamo due bollette dell'acqua. Ma io voglio parlare anche di quello, però. Se ne sto parlando. Quindi, poi magari si sbaglia e mi correggi. Paghiamo due bollette, una ufficiale, quella che ci arriva a casa, e una quella che paghiamo con la fiscalità locale, perché c'è la fiscalità nazionale e quella locale, silenzio, no? Non è che c'è solo la fiscalità mondiale, c'è anche quella locale. Allora noi paghiamo dal 1995-96, verificabile sempre sulla stampa con gli atti formali, 500.000 euro all'anno al Ternacola, perché compriamo, da quando siamo stati inquinati e ci hanno rovinato l'acquedotto, paghiamo 500.000 euro all'anno di acquisto dell'acqua del Ternacola che poi mettiamo nel nostro acquedotto. Paghiamo 90.000 euro all'anno come comune per potabilizzare quell'acqua. La nostra rete idrica perde 2 miliardi di litri d'acqua all'anno. La nostra rete idrica. Siamo al 47, 42, 43%, 44%. Siamo un po' sotto la media nazionale. E questa la paghiamo noi. Poi ci arriva l'altra bolletta, quella di cui stiamo parlando. Le macchinette amministrative, bisogna vedere se funzionano. Perché quella... Cioè tutte queste spese che dici tu vanno nell'unica bolletta che l'ATA che applica. No, lui dice che però... Silenzio, poi te lo vedrai. La bolletta dell'ATA. Silenzi, silenzi. Io non dovrei... Io le do informazioni per quello che anche io, e quindi io do informazioni. Noi spendiamo 900.000 euro al Ternacola, no 500.000. 500.000. I dati del 2016 sono 500.000 e 6 milioni non abbiamo pagato fino ad oggi. E nessuno ci ha rimborsato il danno ambientale che è stato fatto. Conosciamo chi ha fatto il danno ambientale, lo conosciamo, nessuno ha pagato. Lo Stato doveva bonificarci la falda idrica, non l'ha fatto. Dal Monti in poi, che ha tagliato Monti il bacino nazionale del Chienti, è diventato regionale, la Regione Marche non ha speso 5 lire per bonificare il sito del Chienti. Gli industriali della Confindustria si sono opposti a questa cosa, alla bonifica dei Chienti, perché dovevano pagare, erano chiamati a pagare anche loro, si sono opposti al Tribunale Amministrativo della Regione Marche. Oggi la sostanza è che noi abbiamo l'acqua inquinata e non possiamo attingere fino in fondo, paghiamo che compriamo l'acqua, paghiamo la potabilizzazione dell'acqua, i cittadini che si fanno l'abitazione all'interno del sito del Chienti che debbono fare il movimento terra si devono bonificare, perché lo Stato e la Regione inadempiente, pagare 10.000 euro per la caratterizzazione del loro sito. Sono soggetti inquinati passivi, quindi devono pagare questo tributo agli inquinatori. Questa è la realtà, oggi è la giornata dell'acqua, bisogna dire questa cosa. Sulle proposte che fa Silenzi, allora il problema è questo. Qui c'è una trafila di responsabilità politiche, parte da chi ha redatto la delibera, che si chiama Dottor Principi, parte da chi ha redatto la delibera, si chiama Dottor Principi, che è direttore del lato 3. Lui fa la proposta tecnica, va alla presidente che si chiama Fiordomo, la avalla politicamente. La delibera va in assemblea e i sindaci votano tutti quanti all'unanimità, perché sono interessati per mille motivi, per chi c'è questo problema a scendere e quello a salire. I nostri non erano presenti, hanno una responsabilità per cui bisogna...
perché nessuno ha chiesto le dimissioni dell'assessora Belletti che ha votato a favore? Perché nessuno ha chiesto le dimissioni del presidente dell'ATAC, che è uno quello che ha fatto, che dite? Perché nessuno di voi l'ha chiesto? Bisogna chiedere le dimissioni di queste persone. Poi c'è un problema: se paga il comune con questa macchinetta di cui diceva Silenzi, rimane in piedi il meccanismo della tariffa. Quindi l'anno prossimo ritorniamo di punto a casa. Quindi andiamo a protestare, andate a protestare, però il quadro che avete presentato è incompleto. Bravo. Andiamo avanti. Carla Monachesi, dove sta? Una cosa. Carla. No, aspetta. Per favore, c'è Carla Monachesi. Io volevo fare il sovrintendente di Paola, quindi non mi ripeto. Secondo me, dico solo una cosa, bisogna agire sulla retroattività, che non è legale. Punto. Poi le proposte che voi fate vanno anche bene, però i 630.000 euro, è vero che il Panalada che è sempre soldi nostri sono, quindi bisogna agire sulla retroattività perché è illegale. E questo è il punto su cui e anche se poi vi taccio per sempre, dico anche che siccome non è stato costituito l'organismo unico e la tariffa unica era conseguenza di un organismo unico, mi pare illegale che venga applicata. Cioè questi credo che siano i due punti sui quali poi lì ci stanno gli avvocati. Però il titolare del ricorso